L'ultima cosa importante da dire è come facciamo ad accedere al full text. In generale, cliccando sul titolo si arriva al sito web dove è depositato il full text. Alcune risorse però forniscono solo la citazione e l'abstract o dei commenti. Vediamo qualche esempio di entrambi i casi. Siamo nella pagina dei risultati. Il testo completo è sempre disponibile per le sinossi e le linee guida. Quindi apriamo ad esempio le sinossi, clicchiamo sul titolo della seconda, si è aperto il full text. Andiamo a vedere invece una linea guida, ad esempio quelle inglesi, e apriamo la prima, Stroke Rehabilitation. Anche in questo caso abbiamo il full text. Nella sezione delle revisioni sistematiche, invece, non è sempre presente il full text. Selezioniamo Systematic Reviews. Il primo risultato è una revisione Cochrane, Cochrane Database of Systematic Reviews. Noi vediamo il full text in virtù dell'abbonamento sottoscritto dalla biblioteca alla Cochrane Library. In altri casi, invece, il full text non è subito disponibile. Vediamo ad esempio il terzo risultato. Lo clicchiamo. Ci viene fornito un abstract strutturato, una via di mezzo tra l'abstract e il testo completo. Viene sempre riportata la citazione però dell'articolo originale. Quindi con questi dati possiamo andare nelle riviste elettroniche della biblioteca e cercare il testo completo. Qui abbiamo tutti i dettagli bibliografici, quindi noi ci possiamo copiare il titolo del periodico, New Zealand Journal of Physiotherapy. Copiarlo. Andiamo nel sito della biblioteca, riviste e libri elettronici e andiamo a vedere col copia e incolla se c'è. Vediamo che l'abbiamo, quindi riusciremo a scaricare l'articolo. Riassumendo, clicchiamo sul titolo del documento per accedere al testo completo. Se non è disponibile, ma è un articolo, copiamo la citazione. Ed andiamo a cercarlo nelle riviste sottoscritte dalla biblioteca. Se non è disponibile, ma è un sito web, copiamo il titolo e ricopiamolo in Google. Probabilmente il sito avrà semplicemente cambiato URL, ma sarà disponibile. Facciamo attenzione al tipo di documento scelto quando dobbiamo citarlo nella bibliografia. In Trip, infatti, sono presenti siti web ed articoli che si citano diversamente. Concludo facendo presente che Trip mette a disposizione dei tutorial in lingua inglese. Basta cliccare sul bottone How to. Per qualsiasi chiarimento o curiosità, visitate il sito della biblioteca. A presto!